Ciao a tutti, bentornati sul canale. Io sono Pasquale e questo è Risparmio. Anche oggi ospite per la seconda volta sul mio canale Enrico. Ciao, Ciao bentornato. Pasquale, ciao a tutti, è sempre un piacere essere ospite da te. È un piacere anche per me. Tra l'altro, oggi andiamo a parlare di un qualcosina di un po' più pungente, di quegli argomentini che possono pizzicare la curiosità di qualcuno. Parliamo un po' di politica, ma in senso lato, diciamo così, perché l'argomento di oggi, appunto, come si vede anche dal titolo del video, è come possono essere impattati i mercati con le elezioni che si stanno approcciando, perché a novembre si andrà a votare negli Stati Uniti d'America, che poi è il mercato più liquido e più importante al momento in ambito mondiale. Per cui, Enrico, tra l'altro so che tu hai fatto diversi contenuti che cercavano di valutare questi aspetti. Com'è la tua impressione al momento? Adesso mancano più o meno un paio di mesi, 2 mesi e mezzo più o meno, alle elezioni. Sì, alla fine io avevo proprio fatto un video dedicato solo allo scontro Biden e Trump e adesso ormai ci stiamo avvicinando, siamo 2 mesi, per cui penso anche che i mercati andranno sempre più a focalizzarsi sulle varie dichiarazioni di Biden e di Trump, quindi un po' tutti gli occhi degli investitori da ora in poi saranno sempre più improntati al tema elezioni presidenziali. Poi diciamo la grossa differenza tra i due candidati, quindi tra Trump e Biden, è il fatto tassazione, cioè da una parte abbiamo un Biden che vuole aumentare le tasse per le imprese, quindi andare un po', cioè per riassumere, a tagliare a metà diciamo la riduzione che aveva fatto Trump. E con questi soldi diciamo che risparmia, investirli in infrastrutture, andare a sovvenzionare il green, la digitalizzazione, quindi fare un qualcosa di più progressista, infatti comunque è dell'area sinistra americana. Dall'altra parte abbiamo un Trump invece che vuole continuare diciamo ancora con riduzione di tasse, un qualcosa sempre più di stampo liberista, di destra, che infatti è il suo schieramento, e chiaramente sono due cose che potranno poi avere impatti sui mercati. Questo è inevitabile. Infatti, penso che fosse una dichiarazione di ieri o comunque recente di Trump che diceva non date la nazione in mano ai socialisti, proprio riferendosi al fatto che Biden è di uno stampo un po' più, tra virgolette, socialista, anche se poi negli Stati Uniti d'America etichettare qualcuno come comunista o socialista è un reato, quasi. Non so se sia ancora reato, lo era in passato. Là sono molto contro, diciamo, questo pensiero, anche se Sanders, che è arrivato secondo alle primarie, è uno dei pochi in America che si proclama proprio socialista, cioè proprio dice io sono socialista. E chiaramente ha preso tanti voti Sanders, non bastano per la nomina a candidato presidente con i democratici. Però è evidente che il suo peso poi ce l'ha, e anche diciamo questo progetto che ho riassunto in breve, che ha Biden, di aumentare le tasse, eccetera, per poi magari appunto andare a fare una ridistribuzione da una parte e dall'altra andare a focalizzare un po' a comandare l'economia, cioè dire ok, dobbiamo andare tutti sul green o sul digitale, qualcosa di più di stampo centralista, no? E quindi sempre legato sicuramente a una corrente più di sinistra. Chiaramente agli americani non so quanto potrà piacere questa cosa, cioè Trump in campagna elettorale potrà veramente usare questo a suo favore. Che però c'è un qualcosa di diverso rispetto effettivamente a quello che alcuni presidenti in passato dicevano. Cioè, una cosa che dà molto fastidio agli americani è sentirsi aumentare le tasse per magari aumentare i costi della spesa sociale, quelli che potrebbero essere ad esempio la sanità o i sussidi ai disoccupati, mentre in questo caso Biden sta dicendo qualcosa di diverso, cioè i soldi delle tassazioni vanno ad essere investiti in qualcos'altro, per cui è un po' un concetto più diverso, forse uno dei motivi per i quali anche Biden, ancora di poco, però credo che sia nei sondaggi molto, cioè,
ancora sia staccando Trump rispetto comunque alle aspettative. Sì, cioè adesso è ancora dato favorito, però nelle ultime settimane Trump è stato dato in netto rialzo. Adesso vedevo le varie percentuali, diciamo, che danno i bookmakers in base alle quote che danno, che addirittura danno più favoriti i repubblicani per il controllo del Senato. Okay. E quindi vedono un attimino un po' tutto il ramo repubblicano e Trump rialzarsi, anche perché c'è in America poter dire dell'avversario di non votarlo perché vi alza le tasse, penso possa essere, cioè, un po' qualcosa che ti dà tanto vantaggio. Poi la questione che ha Trump è il fatto dei Black Lives Matter, che è sicuramente un qualcosa che può pompare più Biden. Sì, anche perché per quello che ho visto non l'ha gestita molto bene Trump, per cui un forte calo dei voti l'ha avuta in quel periodo, in pratica. Sì, ha raggiunto proprio il minimo quando è scoppiato il caso, che aveva detto anche una frase infelice sul poliziotto che aveva ucciso Floyd. E adesso si sta rialzando, anche se è un qualcosa che può pesare, anche perché vedevo anche i giocatori dell'NBA piuttosto di quelli del baseball che addirittura si rifiutano di giocare perché adesso avevano ucciso un altro nero, sempre i poliziotti, e quindi continuano con queste proteste. Che poi c'è anche questa storia che, per quello che ho visto, è uno stereotipo che quando i repubblicani salgono al governo i mercati tendono a salire di più rispetto a quando salgono i democratici, però in linea di massima è solo uno stereotipo. Sì. Più che altro, per quello che ho potuto vedere, è più la persona di per sé quello che dà come sicurezza o no ai mercati piuttosto che l'ala politica. Ma storicamente è anche un po' una bugia negli ultimi anni, cioè se pensiamo comunque che il crollo del 2008 e anche durante la bolla del 2000 mi pare ci fossero sempre dei repubblicani, se non sbaglio, al governo negli Stati Uniti, mentre comunque il periodo più florido borsistico degli ultimi anni, che sono stati gli anni 90, che poi sono conclusi, diciamo, con la bolla del Nasdaq, sono stati fatti grazie a Clinton, che era democratico, che ha portato, diciamo, il concetto di globalizzazione, che ha fatto quindi aprire le porte a molte aziende americane, anche ad altri mercati, ha fatto crescere gli utili, e lì gli investitori hanno ottenuto risultati pazzeschi. Poi è evidente che Trump cercherà anche di far qualsiasi cosa pur di far continuare a salire la borsa almeno fino a novembre, anche perché là, avendo più o meno tutti il reparto previdenziale investito in azioni, comunque una parte in azioni sempre americane, comunque se sale la borsa fa bene un po' a tutti. Infatti Trump è sempre su Twitter che scrive nuovi massimi storici dell'S&P piuttosto che del Nasdaq o del Dow Jones, quindi c'è molta focalizzazione anche dell'opinione pubblica su questo. Che poi è più una questione Fed che non ovviamente politica. Sì, assolutamente. Cioè, lui dal lato politico, diciamo, ha dato i sussidi che comunque sono serviti molto. Alla fine sono riusciti già a fare il nuovo record storico di spese dei consumatori in America, quindi è riuscito comunque a un po' risollevare, cioè a salvare un po' l'economia, anche se adesso dovrà riprendersi l'occupazione, quello un po' il punto centrale. E addirittura la Fed ha detto che sono disposti a continuare con questa politica, che poi il rischio principale di stampare così tanto, di iniettare con così tanta liquidità e inflazione. Okay. E hanno detto che sono disposti ad andare anche oltre il 2% di inflazione, che, diciamo, è il target un po' di tutte le banche centrali degli stati avanzati, purché l'occupazione torni a riprendere. Anche perché se poi si pensa che negli anni 70-80 l'inflazione in alcuni paesi, anche in Italia, credo fosse intorno al 13-14, roba del genere, comunque erano numeri molto alti, anche fare un 2,5-3 non credo che cambi in maniera fondamentale l'economia, pur avendo l'impatto. Ma sono d'accordo con te, cioè il pericolo
più che altro se si va ben oltre quelle cifre. Poi anche il discorso inflazione, anche per gli Stati Uniti, che iniziano ad essere un paese con un notevole debito in rapporto al PIL, un po' per tutti gli stati, diciamo, anche in Europa, tolta la Germania, ma pensiamo all'Italia stessa, una Francia, anche vedere, diciamo, un po' di inflazione per lo Stato l'aiuta, in quanto va a abbassare poi il peso del debito di anno in anno, quindi dal punto di vista statale è un qualcosa anche visto in maniera un po' positiva, anche se chiaramente poi per i consumatori, per i cittadini, l'inflazione è un po' una tassa occulta di fatto. Ok. E questo vantaggio competitivo di cui parlavi prima, del fatto che la borsa continua a salire, pensi che psicologicamente a questo punto possa riportare Trump in corsa all'ultimo minuto, perché come appunto accennavi sta comunque risalendo nei sondaggi? Ma le elezioni americane, diciamo, dopo quattro anni fa che c'è stata una sorpresa incredibile, che tutti davano ormai per certa la vittoria della Clinton, che poi ha visto un risultato tutt'altro, sono un po' un'incognita, diciamo. E anche per come si sta muovendo qua le varie predizioni, cioè si muovono tanto, cioè Trump sta recuperando tanto, poi sarà da vedere. Per me, se dovesse addirittura riuscire a trovare il vaccino, cioè non lui, ma comunque negli Stati Uniti, cosa che lui ha già dichiarato, che tipo entro fine anno avranno il vaccino, se dovesse lanciare la bomba che prima delle elezioni che il vaccino l'hanno trovato, è un'altra cosa per me che può chiaramente far aumentare ancora i mercati e per me anche di riflesso un po' i consensi in lui. Lui forse viene visto un po' come l'imprenditore che gestisce il sistema Stati Uniti come un'impresa, e magari questo ha portato un po' a credere che fosse anche un ottimo leader, cosa che in realtà poi nel tempo ha fatto vedere con delle dichiarazioni sparse, non riesce poi a portare a termine tutte le volte, rispetto magari a un'altra persona che lo fa di mestiere il politico e per cui riesce anche a gestire le dichiarazioni. Questo potrebbe anche impattare a questo punto il suo percorso, perché più di una volta lui con qualche tweet ha fatto crollare i mercati. Ma ormai sta un po' migliorando, perché ultimamente i mercati non li ha fatti crollare negli ultimi mesi con qualche tweet. C'è stato il discorso sulla Cina lì, che ci sono stati un po' di casini, mettiamola, ma lì anche se dovesse vincere Biden non cambia la situazione, perché anche Biden ha chiarito che, diciamo, continuerà un po' il filone di Trump, quindi ci sarà un po' di continuità al di là che ci sia Trump o Biden. Sulla questione Cina c'è da dire chiaramente che cambieranno i toni, perché Trump, come dici te, magari ti fa la dichiarazione che può far alle borse quel meno 2, meno 3 in un giorno, cosa che è successa più volte. Biden magari non fa questi scivoloni, molto probabilmente, però poi in concreto, al di là della volatilità che ci può essere nel breve, cioè la linea politica lì dovrebbe rimanere uguale. Cioè, un altro tema su cui ci sarà molta differenza, diciamo, se dovesse vincere uno o l'altro candidato, è il tema della green economy. Cioè lì per me cambierà molto se dovesse vincere Trump piuttosto che Biden, cioè, anche perché vedevo che tanti titoli, soprattutto americani, riferiti all'energia rinnovabile, tanti che fanno parte anche dell'ETF, che Clean Energy di iShares, sono veramente aumentati tantissimo. E chiaramente però se non dovesse vincere Biden, anche le stime che hanno sugli utili futuri è da capire se senza magari tanti incentivi che Trump, visto lui che è molto scettico sul cambiamento climatico e non vuole dare incentivi, ma piuttosto praticamente. Sì, cioè, la sua teoria è quella che il cambiamento climatico c'è sempre stato, ci sono state sempre ere più o meno fredde o calde, e quindi non è dovuto all'intervento dell'uomo, cioè questa è quello che dice lui. Però al di là di quello che dice, poi chiaramente non darebbe incentivi, lui andrebbe più sulla
riduzione di tasse, diciamo, globale. Poi ci pensa il mercato a dove allocare il capitale, mentre Biden appunto vuole indirizzare più sul tema green, chiaramente sulle società che hanno a che fare col tema green rinnovabile, sì, potrei ben capire come sì, cambia molto, diciamo. Un altro magari punto da prendere in considerazione è anche il fatto che potrebbero avere due diverse tipologie, al di là della Cina, di rapporto con l'estero, per cui di solito i democratici cercano di collaborare, si può dire, con i paesi amici, mentre i repubblicani, ma soprattutto in questo caso Trump, cerca un po' di comandare, di ergersi sopra i paesi cosiddetti amici. No, assolutamente è vero, questa è un'altra cosa. Vedevo appunto che con Trump in generale i dazi, dopo essere praticamente andati a zero nell'era precedente, che governavano ancora i democratici, sì, con Trump sono riniziati a salire, ma è stato un trend epocale, perché diciamo che da 30 anni praticamente c'è la curva proprio che vedevi che fa così sui dazi che venivano pagati negli Stati Uniti, lui l'ha fatta riaumentare. Evidente come magari Biden, che ha una visione molto più globalista, anche perché ormai diciamo tutti i partiti di centro-sinistra, un po' almeno a livello sia europeo che anche poi americano, hanno sempre un po' questo spirito molto globalista. E evidente, dopo che situazione dazi, probabilmente verrebbero eliminati, magari sulla Cina potrebbero un po' persistere qualcosina, ma per gli altri paesi non dubito. Cioè, ad esempio, non penso che un Biden possa creare scompiglio con una Germania come ha fatto Trump, minacciando dazi in continuazione. Penso che sicuramente abbia totalmente un'altra linea in questo. Magari il cosiddetto screzio con la Cina, che poi continua ancora, era magari anche un trampolino di lancio che Trump voleva usare per sparare un po' più a lungo raggio i suoi dazi in giro per il mondo. Sì, anche, ma poi lì io penso ci sia proprio uno scontro, perché gli Stati Uniti vogliono continuare ad essere i leader del mondo, cosa che però di fatto non lo saranno più. Già a livello di PIL mi pare la Cina ne faccia già adesso più degli Stati Uniti, ma poi diventeranno sempre più potenti, e quindi cioè, è evidente poi che tra qualche anno passerà sempre più il scettro del potere in mano alla Cina. Ed è evidente che gli Stati Uniti vogliono rendere più difficoltoso alla Cina quello che è inevitabile, non vogliono regalarvi questo, e quindi anche per questo c'è proprio una linea continua tra Trump e Biden, al di là di quello che vinca, di portare un po' avanti questo discorso qua, anche perché c'erano tantissimi cinesi, ad esempio, che andavano a studiare in America, prendevano tutta la tecnologia americana, eccetera, e dopo la portavano in Cina, e questo chiaramente non è una cosa che non ha fatto felice molto Trump, che ha cercato un po' di limitarla, ma penso anche Biden, da quello che si legge, dovremmo un po' continuare nel filone, diciamo, di non regalare il scettro del potere alla Cina. Che poi forse c'è un po' di differenza anche tra il non regalare di Biden e invece proprio quasi controllare di Trump, perché il pensiero che mi viene in mente è che, come dicevi tu all'inizio del video, molti americani hanno i propri fondi pensionistici in azionario, col 401k oppure col Roth IRA, per cui venire in una situazione in cui, ad esempio, il rischio che si è palesato in passato era che le azioni dei colossi cinesi venissero delistate, potrebbe essere un grosso impatto per chi sta arrivando alla pensione in questo momento e ha magari nel proprio piano pensionistico azioni cinesi. Su quello sono un po' assolutamente d'accordo, ma poi c'è un qualcosa di simile, penso che anche per Trump sia veramente troppo poi farlo in concreto. Sì, non c'è stato poi nulla di effettivo, di azione effettiva in questo, e anch'io sinceramente spero che non ci sarà, anche se è vero che comunque le società cinesi magari hanno un po' di chiusura a livello di trasparenza rispetto a poi a società americane ed europee che sono quotate in quei mercati. Quindi diciamo che anche lì
cioè un po' di ragione ce la può anche avere Trump nel richiedere che siano alla pari delle altre aziende, che debbano seguire le regole di tutti, cioè non è che chiede questo la luna, ecco. Anche perché credo che il problema reale sia che per legge le aziende cinesi non possono andare a mostrare alcuni dati. Sì, dopo non possono, penso, anche mostrare se c'è tipo dietro o meno influenza del governo cinese sull'assetto anche proprietario, quindi sì, dopo lì è un po' un sistema in cui decide tutto il partito, comunisti, anche se poi di comunista non mi sembra che abbiano molto di quello cinese, e non è un sistema chiaramente poi che può essere confrontato con quello che siamo abituati noi a vedere qua in Europa. E dopo lo stesso per l'America, diciamo. Proprio per questo discorso che facevamo prima, secondo te Biden sarà un intransigente come Trump o prenderà magari delle posizioni più morbide nei confronti della Cina? Ma per me nei fatti proseguirà la linea che ha portato avanti Trump fino adesso, nei toni invece penso saranno un po' più morbidi, cioè lì penso sicuramente ci sarà un po' un calo di tensione almeno a livello mediatico, comunque poi può portare meno tensioni anche ai mercati finanziari e a rendere un po' più tranquilli quegli asset, anche perché adesso tutte le aziende cinesi, penso a Alibaba piuttosto che a un JD, ma più o meno a tutte, cioè sono quotate a multipli che se li confrontiamo con i competitor americani cioè ci rendiamo conto che c'è una netta sottovalutazione, e se andiamo a vederci a che multipli quotavano prima che Trump andasse a creare questo scompiglio, a prendere potere, quindi, ma anche basta vedere appena quotata Alibaba, quindi 3-4 anni fa, si vede che i multipli praticamente erano molto identici a quelli statunitensi, e che quindi adesso c'è anche un po' un fattore di sconto, che si sono quotate un po' a sconto anche per questo fattore qua, che tanti investitori ci vedono effettivamente del rischio, anche per il discorso che avevi fatto te, e quindi si verifica quello che può essere poi un'opportunità, perché chiaramente se sono più sottovalutate è vero che c'è un grosso rischio, ma se il rischio poi non dovesse concretizzarsi nel tempo il valore chiaramente verrà fuori, però chiaramente un po' di rischio è presente. Sì, sì, quello sicuramente. Infatti ho sentito di molti piccoli investitori che comunque hanno preferito ritirare le quote per evitare che, anche se non è una cosa che accade in maniera improvvisa, però sicuramente un impatto sul prezzo prima che vengano dell'estate ci sarebbe. Sì, perché tutti sicuramente l'andranno a vendere. Sì. E poi tra l'altro c'è anche una differenza di toni, per quello che ho capito e che ho visto, con i paesi amici vicini, perché Trump, ci dobbiamo ricordare che ha anche alzato i dazi verso Canada e Messico, che notoriamente sono confinanti e amicissimi tra l'altro come paesi, e pensi che cambierà invece da questo punto di vista la posizione di Biden nel caso dovesse essere eletto? Sì, cioè Biden alla fine, avendo più una visione globalista, ma anche perché, come dicevo prima, Clinton è stato un po' il fautore della globalizzazione negli anni 90, proveniva dai democratici, e da lì in poi, diciamo, tutti i partiti di quel mondo dell'area centrosinistra sono sempre diventati, cioè globalisti adesso vengono definiti, e quindi al di là degli scherzi che può avere con la Cina, penso che su tutti gli altri paesi, Canada, Messico piuttosto che Europa, andrà a diminuire, se non eliminare, i dazi che aveva messo Trump, insomma. In questo senso penso sì ci possano essere delle differenze. E secondo te, vista questa volatilità che un po' secondo me ci sarà all'avvicinarsi, come ci si potrebbe proteggere, o comunque come si potrebbe evitare un po' di danni da qui alle elezioni? Ma alla fine, vista la salita repentina che c'è stata e i guadagni che, diciamo, a tutti quelli che hanno investito in azionario, a meno che non abbiano scelto paesi come l'Italia, banche italiane o financial o energy, i profitti, diciamo, ci sono, si può, per me, tenere magari un po' di liquidità da parte.
quindi magari smobilizzare qualcosina, non, cioè non tanto, però per eventualmente farsi trovare pronti nel caso ci fossero cali per entrare, anche perché dopo appunto le parole della Fed, il fatto che anche se aumenta l'inflazione continueranno con questa politica qua, cioè io inversioni diciamo di tendenza, al di là magari delle correzioni che quelle sono sempre all'ordine del giorno, ma inversioni proprio di tendenza del mercato azionario non me l'aspetto, cioè me l'aspetterò dal momento in cui la Fed sarà costretta un attimino ad aumentare i dazi o dovesse succedere magari qualche altro casino attualmente non pronosticabile. Anche perché se si guardano gli asset cosiddetti protettivi come l'oro oppure i bond a lungo termine, comunque anche questi si trovano in una situazione che non è che ci possano proteggere più di tanto, per come so, l'oro è ai massimi di sempre, se non sbaglio. Sì, ha corretto un attimino, però cioè, a mio avviso anche l'oro può aver senso ancora tenerlo in portafoglio visto questa politica che vorrà portare avanti la Fed, che andrà a rendere probabilmente ancora più negativi i tassi reali, che essendo poi correlati in maniera molto stretta all'oro potranno magari portare ulteriori rialzi. Poi diciamo che asset protettivi. Ho visto anche che ci sono stati molti aumenti nelle masse in gestione, sono ETF che vanno a proteggere dal rischio inflazione, visto Quindi che, tips. sì, visto che è un rischio che c'è cioè in America soprattutto, molti vedono effettivamente il rischio, diciamo, cela, dicendo anche quello che hanno detto esponenti della Fed che sarebbero disposti ad avere anche un tasso di inflazione maggiore al 2%, ce lo vedono anche loro, molto probabilmente, questo rischio. E sì, lì magari quelli sono anche un po' più protettivi, perché poi cioè, prendere adesso titoli di Stato a 10 anni che ti vanno a rendere meno dell'inflazione, se li tieni, non, cioè, non ci vedo chissà che senso, diciamo. Piuttosto, appunto, magari è più sensato prendere dei bond indicizzati all'inflazione, ecco, almeno per andarli alla pari. O magari dei bond che possono essere liberati subito, tipo i T-note che usa Warren Buffett per tenere liquidità, o magari quelli a brevissimo termine, 1 o 3 anni. Sì, però c'è cioè, anche quelli lì ormai sono un rendimento a zero, forse, quindi sì, non c'è proprio più opportunità da quel punto di vista, come tenerli in conto corrente sostanzialmente. Sì, Lì anzi, forse è peggio perché il conto sì. corrente magari forse ti dà qualcosa in più. Sì, dopo chiaramente paghi commissioni di transazioni, quindi sì, ormai con i tassi a zero. Poi avevo anche postato sul mio canale Telegram un bel grafico. Sul fatto della correlazione tra price earning, in quel caso diciamo earning yields, ma alla fine basta cambiare il rapporto e si può semplicemente dire valutazione delle aziende e i tassi di interesse reali, si può vedere come al diminuire i tassi di interesse il valore delle azioni, quindi la valutazione delle società tende sempre ad aumentare. Questa è proprio una correlazione storica. E finché continuerà, diciamo, questa politica della Fed, non vedo appunto inversioni poi sul mercato. E poi chiaramente quando avverrà sarà molto brusca, perché come avevi un po' accennato te, si potrebbe essere un grosso rischio poi in queste politiche qua, perché se poi l'inflazione dovesse un po' sfuggire di mano, è un bel problema, diciamo, un grosso rischio. E poi c'è anche da tenere in considerazione il fatto, come è accaduto in questi ultimi periodi, che dollaro e euro abbiano delle forti oscillazioni di cambio. Sì, poi alla fine l'euro, penso all'Unione Europea che andrà un po' a copiare gli Stati Uniti, come un po' è sempre stato fatto, anche perché se gli Stati Uniti dovessero continuare a iniettare così tanta liquidità e l'Unione Europea sta un po' a guardare, è evidente che il cambio continuerebbe a vedere l'euro rafforzarsi, poi l'Europa, avendo la Germania che vive di esportazioni,
potrei capire come la metteresti un po' in seria difficoltà. E questo poi potrebbe sicuramente aiutare noi italiani, se dovesse esserci anche una BCE più attiva di adesso nell'acquisto di titoli e nell'iniettare liquidità nel sistema. Cioè, questo magari è una cosa che può giocare un po' a nostro favore, visto che andiamo ad avere un debito PIL che dovremmo andare al 180% addirittura quest'anno. Quindi sì, è una situazione, sarebbe il record di sempre. Sì, è una situazione anche un po' drammatica ed evidente che dopo, quando arrivi in una situazione simile, c'è cioè la banca centrale che te lo compra, se no chi te lo compra quel debito? Sì, sì. Non ci sono molte alternative. Come la giostra, a 200 ti danno la bambolina, che ti devono dare più del 200%. Effettivamente l'Italia fra i paesi è quella che rischia di più, perché altri paesi che erano in difficoltà quando c'è stata la crisi in Europa, Grecia, Spagna, hanno dei conti ancora non proprio buoni, però hanno capito un po', hanno messo in atto delle cose che hanno calmierato. Anche qui in Irlanda, durante la crisi del 2008, erano messi malissimo, addirittura qui sono riusciti a pagare i debiti prima perché hanno attuato delle politiche diverse. L'Italia è sempre arrancare. Sì, purtroppo ci sono delle pregiudiziali a livello strutturale, che una burocrazia troppo elevata, giustizia lenta, elevate tasse, cioè un circolo vizioso da cui non se ne vede l'uscita. Poi cioè adesso stanno provando a iniettare un po' di finanziamenti con le garanzie statali, vedremo se funzioneranno. Questo per quanto riguarda le imprese. È da vedere se riusciranno un po' a tirar su, anche se sarà un po' difficile, anche perché è andato un plafond di 200 miliardi, comunque sono tanti, e dico, è probabile che comunque molti di questi salteranno, quindi se non riusciranno a pagare poi i finanziamenti, se dovessero saltare, capisci bene che si crea un altro buco in bilancio. Anche perché hanno fatto quella scelleratezza di immettere tantissimi nuovi bond sul mercato, che comunque è debito, non è che siano, la gente pensa che che bello, prendo un tot per cento di cedola, ma comunque è debito per lo Stato, che poi è debito nostro, anzi voi che state in Italia, io ancora non lo pago, quando rientro lo pagherò. Purtroppo per l'Italia è così, quindi cioè, o appunto una banca centrale che attua politiche espansive, che compra il debito, se no sono cavoli, diciamo. Non è una bella situazione. Diciamo che non siamo l'America, perché comunque a prescindere di chi andrà a vincere, molto probabilmente sarà un successo quasi. L'organizzazione americana, soprattutto in ambito finanziario, è molto più snella, meno burocratica, c'è più flessibilità nelle cose. Sì, cioè, per come la vedo io, cioè, i mercati potrebbero prendere meglio un Trump piuttosto che un Biden, però anche se dovesse vincere Biden bisognerà un attimo spostarsi sui settori su cui magari andrà a più puntare e che magari saranno meno penalizzati dall'aumento della tassazione media. Però in ogni caso, cioè, l'America provato che è capace di una immediatezza nella risposta, e qua in Europa ci sogniamo, cioè appena hanno avuto una crisi hanno dato una risposta sia a livello fiscale con i sussidi, che è andato immediatamente a tutti, che dal lato monetario con la Fed che ha iniettato quantitativi di liquidità inimmaginabili, che chiaramente se io devo investire i soldi in soldi miei, sempre con ottica diciamo di lungo termine, preferisco sicuramente un paese simile dove so che se succede caos, succede qualcosa, le risposte sono immediate, forti e dal mio punto di vista corrette, piuttosto che magari in un sistema come quello europeo, dove uno Stato prima di decidere qualcosa deve sentire gli altri 20, poi se qualcuno ha qualcosa da ridire non se ne fa nulla. Cioè, adesso ormai siamo a settembre praticamente, il lockdown è partito da marzo, quindi ormai sono già 6 mesi praticamente, e di tutte non se ne vedono ancora. Tutto il recovery fund, SURE, sulla disoccupazione, eccetera, non si è visto nulla, cioè sono solo proclami, solo parole, ma
poi fatti zero. Questi sono, a mio modo di vedere, delle cose che mi allontanano dal punto di vista degli investimenti dall'Europa, salvo, diciamo, quelle realtà europee, che poi ci sono anche aziende che vanno a fatturare verso l'estero, molto banalmente, ma non in Europa, che chiaramente sono interessanti perché hanno esposizione poi verso altri paesi. Però, diciamo, qualcosa all'interno dell'Unione Europea, tranne poi, chiaramente ci sono sempre le realtà speciali, un po' di nicchia, ma diciamo, parlando a livello generale, non mi piace, anche appunto... Sono delle mosche bianche quelle che troviamo in Europa. Sì, cioè negli Stati Uniti, cioè da come hanno dimostrato di saper gestire le emergenze, rapidità di decisione, tutto un altro mondo, ma poi anche la borsa statunitense proprio storicamente è sempre stato il mercato di riferimento, quello che è cresciuto sempre un po' con più costanza, anche perché dopo lì c'è il padre, diciamo, il padre del capitalismo, lo Stato americano, e quindi poi va un po' tutto a cascata. Ok, va bene, prima di chiudere volevo farti una domanda: quali sono i tuoi pronostici? Chi vincerà secondo te? Ma guarda, se io dovessi dire, a parte che è molto poi complicato non respirando bene il clima americano, ma io penso che Trump possa dire la sua, cioè se dovessi proprio giocarmi la mia fish, la punterei su Trump, anche perché appunto lui nel 2016, nonostante abbia avuto tutti contro, ma anche proprio tutto il mainstream, qualsiasi attrice o attore di Hollywood, qualsiasi sportivo dell'NBA, cioè c'è solo Clint Eastwood, mi pare uno dei pochi che si fosse esposto a favore di Trump, il resto erano tutti con la Clinton, lui nonostante ciò è riuscito a vincere. Poi ci sono diverse incognite, appunto, se dovesse trovare il vaccino, penso, sì, non lui, ma diciamo negli Stati Uniti, dovesse trovare il vaccino, penso possa essere un grosso punto a suo favore, ma per lo più penso che giocandosi una campagna elettorale sul discorso Biden è un socialista che vuole aumentarvi le tasse, io ve le voglio abbassare, dicendo ciò in un paese come gli Stati Uniti, penso si vinca, ecco, questo è un po' il mio pensiero, anche se poi chiaramente c'è il movimento Black Lives Matter, che è un po' una palla al piede per Trump, ma tutto sommato dovessi puntare una fiche, punterei su di lui. Ovviamente lui ha un modo di andare nei vari talk show e parlare, sai che poi faranno le sfide fra i due candidati. Sì, Biden sembra un po', con tutto il bene che gli si può volere, ma un po' un addormentato. Infatti c'è il soprannome che gli ha dato Trump, Sleepy Joe, sì, è vero. Quindi non del più sveglio. Però non sì, dopo ci saranno i dibattiti dove Trump, penso, possa averla meglio. Te invece su chi punteresti? Allora, io punterei su Biden, però so che quando andranno a fare le sfide in TV, Trump ha il coltello dalla parte del manico, per cui a quel punto, come dicevi, o lo Sleepy si sveglia, oppure non la vedo bene per Biden. Nemmeno io, perché già adesso che si è un po' iniziati a entrare nel vivo della campagna elettorale, si è subito visto come Trump gli stia mangiando terreno, da vedere poi se riuscirà a continuare su questa tendenza o meno. Dipende se non accadrà qualcosa di... Dopo c'è anche il rischio altri lockdown, altri casini col coronavirus, anche quello sicuramente è da tenere conto, è quello chiaramente è qualcosa di difficili pronostici. Dato l'anno, come è andato quest'anno, mancano solo i meteoriti e gli alieni che devono arrivare di tutto, per cui bisogna aspettarsela. Sì, potrebbe accadere anche quello, sì. Staremo a vedere, sicuramente adesso i mercati andranno sempre più a focalizzarsi su quello, quindi magari anche chi non è molto appassionato di politica o questioni simili dovrà appassionarsene per curare un po' i suoi investimenti. Esatto. Va bene. Grazie mille per essere stato ospite qui con me, mi ha fatto molto piacere, anche se è un argomento un po' diverso, si è parlato sì di mercati ma un po' in ambito politico,
però è un qualcosa che fa parte della finanza e dei mercati, perché questi vengono influenzati appunto dalla politica. Per cui grazie ancora di essere stato qui con me. Grazie a te Pasquale, sempre un piacere essere ospite sul tuo canale. È stato un piacere anche per me averti qui, e per chi ha seguito tutto questo video non ci resta solo che ringraziarvi, e ci vediamo alla prossima volta. Ciao a tutti. Ciao a tutti.